si chiama La Dolce Via ed è, oltre ad un bel gioco di parole, una delle manifestazioni dell'estate recanatese, sempre molto apprezzata dai residenti e dai turisti. In 300 metri di strada, via Falleroni appunto, sulla destra, appena prima di entrare sul Corso Persiani, ogni venerdì fino al prossimo 17 agosto ci si può immergere in un'atmosfera magica, tra performance musicali, bancarelle d'artigianato artistico, laboratori e spettacoli dal vivo, fino a scovare, come in questo caso, un'originalissima esposizione dei mestieri in bicicletta. La Dolce Via, patrocinata dall'amministrazione comunale di Recanati, è organizzata dal Comitato di Via Falleroni, composto da una manciata di commercianti che 5 anni fa ebbero questa felice intuizione e che oggi possono dirsi giustamente orgogliosi e soddisfatti. Siamo una forza, donne, il super mostro mestruato! Tan tran 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 tan tan. Olè! La Dolce Via è anche ritrovarsi insieme con gli amici e passare una piacevole serata. Beh, soprattutto è l'occasione giusta per stare con gli amici e per partecipare anche a queste belle occasioni che Recanati ci regala ogni estate e noi partecipiamo onorando la tavola. Si mangia, si beve, soprattutto si brinda e si festeggia la vita. Sempre, sempre, anche perché se stiamo qui è perché siamo in perfetta salute, per cui degustare questi veramente queste cose deliziose che il Borgo Antico ci offre è veramente bello e piacevole a starci. Salute. Grazie. Da dove venite? Da Inghilterra. Dove? Da Huddersfield. Huddersfield. Prima volta a Recanati? No, no, tante volte. Vi piace la città? Sì, sì. E vi piace questa estate con gli eventi che ci sono, come c'è questa tanti, serata? Sì, c'è tanti. Quasi ogni giorno c'è qualche cosa in piazza in Giacomo Leopardi, sì. In questa occasione anche in questa bella via? Eh sì, Dolce Via, sempre venerdì in agosto. Quindi vi state divertendo? Sì. Grazie. Prego. Franca Dionisi è una commerciante di via Falleroni a Recanati, ma è anche presidente di un comitato che porta proprio il nome di questa via e che qualche anno fa si è inventata una manifestazione che poi negli anni è molto cresciuta e è diventata sempre più apprezzata. Di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando della Dolce Via, che è arrivata quest'anno al quinto anno e diciamo 5 anni dei grandi successi, perlomeno che ripagano l'impegno e la fatica che mettiamo nel preparare il tutto. Nasce 5 anni fa come progetto per accrescere il commercio in una via di Recanati e comunque l'intento l'abbiamo raggiunto, perlomeno abbiamo raggiunto lo scopo di far ritornare le persone in questa via, che comunque è una via centrale ma leggermente secondaria, e quindi questo era lo scopo e questo è stato raggiunto via. Negozi aperti, ma non soltanto, perché in programma ci sono sempre molte sorprese. Quest'anno abbiamo spettacoli musicali, dei laboratori per bambini e degli spettacoli teatrali, quindi praticamente riusciamo a coprire un pochettino tutti i gusti e tutte le persone che possono venire. Abbiamo i negozi tutti quanti aperti, ristoranti e bar tutti quanti aperti, un mercatino handmade che ci supporta, cioè nel senso che comunque accoglie le persone che vengono a passeggio e quindi sono da cornice alla via, e quindi ringraziamo tutti quelli che partecipano, perché la partecipazione di tutti comunque è il successo della manifestazione. Tante persone, certamente di Recanati, ma anche per i turisti è una bella scoperta. Sì, abbiamo tanti turisti, perché comunque il periodo è quello, e tanti turisti che vengono dalla costa per scoprire un paese che è bellissimo di giorno e altrettanto bello di notte. Per voi c'è un po' di fatica, perché restare aperti anche dopo cena non è certo semplice, però accogliete sempre tutti con il sorriso anche per regalare un po' di magia. Sì, allora, la fatica è comunque tanta, la facciamo però con tantissimo entusiasmo e con tanta dedizione, questo sì, quindi alla fine non si sente. In programma ci sono ancora 2 date, 10 e 17 agosto. Sì, 10 e 17 agosto e poi meritato riposo.
Oh, please stay by me, Diana. Oh, please stay by me, Diana. Daglio, Silvia Frogioni sono due delle anime di questo comitato che per il quinto anno ripropone la Dolce Via. Come sta andando questa edizione 2018? Sembra bene. Tante persone? Speriamo che arrivino ancora di più stasera. Lei le prende per la gola, eh? Ci provo. Ho invitato sempre tutti i miei clienti ogni volta a mangiare fuori e anche dentro. Eh sì, questa è davvero una bella tradizione, anche quella di ritrovarsi insieme e mangiare. Vero, è vero. La stanchezza si sente? No, un po' la salita, però tutto sommato sono abbastanza allenata. Dopo 5 anni che bilancio si può fare? Sicuramente positivo, non ce l'aspettavamo questo successo, ci fa piacere per questo che proseguiamo e speriamo che, insomma, che risponda, che le persone sembrano che sono affezionati. Tra una cosa e l'altra magari c'è anche voglia di fare qualche acquisto. Sì, sicuramente, sicuramente. Quanti siete in questo comitato? Siamo la maggior parte tutte donne, quindi la quota rosa è presente, siamo sui 5 o 6. Sì. Beh, un bel lavoro, anche uno sforzo organizzativo, voi pensate a tutto? Sì, tutto ripaga, ci fa piacere. L'appuntamento è per i prossimi 2 venerdì di agosto? Sì, esatto, per il 10 e per il 17.